Prova, prova. Ci siamo? Sì, sembra di sì. Ragazzi, ragazzi, oggi è arrivata una marea di roba, ma letteralmente una marea di roba. Ho comprato tipo mezzo mondo e sono strasoddisfatto di quello che ho, acquistato. Tante console, in special modo PS4, da riparare, con svariati problemi, devo dire anche. Alcuni semplici, tipo un cambio hard disk che non funziona, o magari c'è qualche problema a livello di circuiti che non funziona correttamente. Ma ho acquistato anche un pezzo piuttosto, come dire, speciale. Dopo ve lo faccio vedere. Allora, ho comprato una PS. Un po' di sporcizia. Una PS4. 2 PS4, 3 PS4, 4 PS4, 5 PS4 e 6 PS4. E non sono ancora tutte perché ne ho ordinate le altre, ma ancora non sono arrivate. Credo siano un paio circa. Ma detto questo, sono molto soddisfatto perché alla fine di tutte queste console qua ci sono svariati problemi. Ovvero, questa per esempio non si vede un'emerita cippa, ok? Questa c'ha glitch grafici, ok? Il video è tutto sfarfallato, eccetera. E ho controllato l'HDMI, sembra a posto, non il connettore. Il connettore è anche a posto, ma anche il chip. Quindi è interessante vedere che cos'è. Se è il processore, se è la APU, oppure se è qualche RAM, se è qualche problema di RAM. Quindi un lavoretto interessante. Poi questa qua ha il classico Blob, BLOD, Blue Light of Death. Che pulsa all'infinito, quindi questo si sa è abbastanza un classico. E basta fare un reballing al processore molto, molto spesso. Altre cose non sono state documentate moltissime che causano questo problema. Qua invece abbiamo una cosa molto interessante. Anche questo è un blob, però questo qua, questa console qua, si spegne, si riaccende in automatico, fa tipo un auto reset ogni tipo 5 secondi. Si sente l'alimentatore che fa click e click, e poi dopo 5 secondi fa click e riclick. Ho provato a cambiare l'alimentatore, non è l'alimentatore, quindi è interessante andare a scoprire che cosa c'è che non va con questa console qua. È un problemino interessante. E poi c'è questa qua bianca, questa bellissima bianca, e sembra avere solo un problema all'hard disk. Video si accende, fa tutto, quindi probabilmente è solo un discorso di hard disk. L'avevano venduta così, come chiaramente non funzionante, e niente di più. Poi, cos'altro mi è arrivato? Mi è arrivata questa qui, a cui ci ho già lavorato un pochino, ok? Chiaramente c'è anche il resto della console, è una di quelle scocche che vi ho mostrato. E questa che cos'ha? Questa è completamente morta. Ho già provato a cambiare un po' di componenti qua e là, ma non sono ancora, no, ancora morta. C'è un punto qui. Allora, questo dovrebbe essere il syscon, ok? Che dovrebbe abilitare i 5 volt, ok? Ad entrare nella console, ma non li abilita. Ho provato a cambiare il syscon, non si può fare perché è accoppiato, è associato a tutto il resto della scheda. Però ho provato con un altro syscon e il problema persiste. E questo syscon su un'altra scheda funziona alla grande, cioè nel senso abilita i 5 volte di standby. E quindi anche questa è una cosa piuttosto interessante da andare ad analizzare. Io qua mi mancano i 5 volte in entrata, non entrano perché questo qui non abilita e questo qui non abilita perché probabilmente sente qualche cortocircuito da qualche parte che ancora non sono riuscito a scoprire dov'è. Magari non è un cortocircuito completo, quindi però andare ad analizzare l'intera scheda completamente con ogni singolo altro pezzo, eccetera,
È un lavoro che richiede un tempo immane, una quantità di tempo immane, però anche questo è un bel progettino che mi è arrivato. Ma la cosa bella, eccola qua, arriva adesso. Questa è quella che faremo oggi e sono molto curioso di sapere che cos'ha. Perché messa così sembrava, dal venditore dice che c'è un problema alla GPU, sulla descrizione viene fuori il problema GPU. E quindi ho detto, ma magari questa qua è una PS Slim, PS4 Slim, ok? E bello. Questo io l'ho solo aperto così, eh. L'ho solo aperto così, non so ancora come trovarlo dentro, però già così. È completamente smontata. Cioè, io ho le foto dell'annuncio e la fa vedere completamente smontata a pezzi, ma non pensavo che me la spedissero completamente a pezzi e smontata. Sinceramente. È una cosa da non fare. La scheda può tranquillamente danneggiarsi. E infatti, ci sono dei punti che sono stati segnati. Qua manca il condensatore, per esempio. Qua sembra che manchino dei componenti, è segnato qua. E ecco, insomma, quindi vediamo. Vediamo che cosa succede. Metto da parte. Qua è tutta smontata. Sì. Non c'è nulla. Aspettate che qua c'è il cavetto, se no. Wow. Ok, c'è ogni singolo pezzo smontato. Io sono estremamente eccitato per questa. Voglio vedere se riesco a salvare questa console. Una busta classica con due viti in croce, perché non le vedo tutte. Dovrebbero essere una montagna, perché la PS4 Slim ha una montagna di viti. Ma vabbè, allora facciamo. No, questo dopo mi serve. Allora, hard disk da 120 giga, bello. Non è neanche il suo originale. Magari c'era scritto nella descrizione, non ci ho fatto caso. Però vabbè, glielo monterò su una PlayStation 3. E ok, qui c'è sotto qualcosa. Qui c'è sotto qualcosa e non mi piace, quindi questo lo cambierò. Ma per il momento posso magari usarlo. Il caddy per l'hard disk. L'alimentatore. Tutto smontato. Ah, ecco. Eccolo qua. Guardate, ci hanno messo pure i pezzi dentro. Questo è il condensatore che mancava. E a quanto pare mi sembra di vedere anche. Aspettate. Mi sembra di vedere anche qualcos'altro. Dov'è? Cos'è? È un condensatore. No, non riesce a mettere molto a fuoco. Ho una videocamera perché proprio fa schifo. Vabbè. C'è un condensatore. C'è altro? Questo? Sì. E un altro. Questo è più grosso. È un altro condensatore. Sicuramente. Magari queste sono le cose che si sono spezzate dalla scheda. Le mettiamo qui, che dopo vediamo se sono salvabili e si possono riattaccare alla scheda. Ok, e qui c'è altro? No. Magari c'è qualche altro pezzetto. No. Ok. Bene, ragazzi. Unboxing finito in diretta. Ditemi sotto nei commenti cosa ne pensate, se volete vedere altri unboxing così disastrosi. Magari vedrò di procurarmeli per voi. Se sono a buon prezzo. Perché questa console qua ho letteralmente speso 30 euro. Era su eBay. Nessuno la stava guardando. Mi sembrava che il prezzo iniziale fosse di 50 euro più spedizione, o 50 euro compresa la spedizione. E l'ho tenuta in osservazione
per un po', con l'intento magari di acquistarla. Poi a quel punto il venditore ha visto probabilmente il mio interesse, mi ha mandato una proposta e 30 euro ci ho azzeccato dentro subito. Ho detto 30 euro mi sta anche bene. Quindi, cosa abbiamo qui sulla scheda? Direi anche tutto il resto, direi. Cosa ne pensate? Andiamo a prendere anche l'alimentatore, andiamo a prendere le cose. La rimontiamo un attimo e vediamo che cosa succede. Allora, cosa prendiamo? Cose basilari. Prendiamo il midframe. Questo qui. E sì, questo è il verso giusto. Ci mettiamo su così, senza prenderci dentro i cavetti. Così va bene, tanto devo solo fare un test veloce. Allora, qui la scheda. Sembra che. Allora, vabbè, qua c'è un condensatore che manca, abbiamo capito, è un condensatore, quindi. Ma questo è relativo alle porte USB. Le porte USB può anche non funzionare, non mi importa niente. L'importante è che si accende la scheda o che comunque faccia qualcosa la scheda. Allora, questa zona qui vedo che ci sono 1, 2, 3 e 4 componenti saltati via, che presumibilmente sono tutti condensatori, perché hanno tutti un collegamento a massa. Quindi, se io prendo, cos'è questa? Una SAF 004, e questa che ho qui, oh, fatalità, è una SAF 004, questa è una scheda che ho comprato per pezzi di ricambio. È letteralmente cotta. Questa l'hanno sicuramente messa in un forno, come vedete, hanno provato a fare reballing, reflow al processore, ha letteralmente fatto popcorn e la scheda è addirittura deformata, come vedete, è una banana completa. Quindi purtroppo è solo per pezzi di cambio. Povera console. Ma e c'è un sacco di flussante attaccato sopra, magari non si vede, però è piena, è ricoperta completamente di flussante. E gli manca pure qualche pezzo, quindi perché è già stata usata come pezzi di ricambio. Vabbè, e cosa volevo dire io? Ok, siamo su questa zona qui e chiaramente vedete, almeno questo riesco a recuperarlo da qua, a metterlo qua. Se questo non è buono, vediamo. No, non è buono, gli manca una gambina. C'è una gambina, ma non c'è l'altra, quindi questo è da buttare. E qua invece abbiamo questo qui, che è quello grosso, poi c'è quello medio, e poi c'è questo qui e quest'altro qui, due piccolini. Ok, 1, 2, 3, qua ci sono tutti, quindi li posso rimpiazzare. E poi questo. Però questo è strano. Qui per esempio manca, ma di default. Adesso voi non lo vedete, ma qui la piazzola è vuota. Di fabbrica, non c'è nulla sopra, ci sono le saldature di fabbrica. Qui invece c'era un condensatore, quindi boh, ed è la stessa scheda 1983 668 11 1983 668 11. Boh, non ho capito perché c'è questa variazione da un punto all'altro. Come anche qua, guardate, per esempio, questa qua ci sono due piazzole vuote di default. E qua ci sono due condensatori. Quindi è strana la cosa. Sullo stesso modello di scheda, addirittura ci sono diversi componenti uguali, cioè che non sono uguali, non è precisa. Posso capire il discorso magari della batteria, portabatteria, quello che capita viene sotto, lo metti su, non è un problema. Ma addirittura che vadino a togliere dei componenti da una scheda o un'altra, così di fabbrica. Strano. Va bene, ragazzi. Allora, cosa facciamo qua? Allora, considerato che questi sono tutti condensatori, sono cose che sono sì e no, non necessarie. Perché dico questo? Perché sono condensatori che portano a massa, sono condensatori di, chiamiamoli così, senza parlare con tecnicismi di livellamento, no? Ok? Di filtro. Ok, condensatore di filtro, e che quindi
filtrano la corrente in modo da renderla più pulita, quindi anche se ne manca uno o due, non è un grosso problema, secondo me. Quindi possiamo eventualmente andare a testare. Che dite? Facciamo una prova? Andiamo a vedere prima però il discorso dell'HDMI. Allora, prendiamo la nostra bella breakboard. Andiamo a inserirla sull'HDMI e andiamo a verificare diodo. Voi ce l'avete già a schermo. Modalità diodo, puntale rosso a massa. Andiamo a verificare. Togliamo il beep. Sì, 0,46, buono. 0,46, 0,46, 0,46, 0,46, 0,46, 0,47, tollerabile. 0,47, basta che la copia sia uguale. 45 ok, 58 va bene, 58 va bene, 59 va bene, 58 va bene. No, il circuito dell'HDMI funziona. Quindi, se la console dovesse partire, magari ha un problema l'alimentatore, che adesso andiamo a controllare pure quello. Allora, giriamo la scheda. Pasta termica, vabbè, usiamo quella che c'è. Tanto è per un test solo per vedere se si accende, se fa qualche suono, luce o qualcosa, insomma. Ok, mettiamo la ventola nel caso. Colleghiamo il pulsante di alimentazione. E togliamo via la scheda che non ci serve qua adesso. Prendiamo il cavetto e l'alimentatore. Però l'alimentatore, adesso facciamo una cosa. Andiamo a testare l'alimentatore. Come testare un alimentatore? Anzitutto fate sempre attenzione a dove prendete con le mani, perché quelle delle Slim hanno queste aperture qui, di qua e di qua. Qua ci sono pure i condensatori responsabili dell'alto voltaggio, 400-450 volt. Quindi voi andate a prendere così, vi tirate una bella chiodata sulle mani e non è il massimo. Quindi state sempre attenti a come lo maneggiate. Anche se è rimasto staccato dalla corrente per parecchio tempo, può comunque trattenere la corrente. Se funziona male. Di solito, quelli che funzionano bene, qua manca la vite, di solito, quindi è stato aperto addirittura, quindi mi fa ben sperare che questo è morto. Di solito, quelli che funzionano bene hanno il sistema di autoscaricamento, che nel giro di mezz'ora l'alimentatore è scarico, quindi non contiene più corrente. Se invece l'alimentatore è difettoso, come presumo che possa essere questo, è grave perché a quel punto allora la corrente può trattenersi per giorni, perché non ha il sistema di autoscaricamento attivo, perché magari ha qualche problema. Quindi, allora, mettiamoci in resistenza, voglio andare a vedere dov'è la massa qua su questo connettore, perché la massa fra questo connettore e questo connettore qui, dove ci va il filetto questo, è in comune. E questo mi serve per capire, perché senza andare qui positivo e negativo, che magari faccio cortocircuito con i puntali, la massa la metto qua o qua, adesso vado a misurare e con un puntale solo faccio le misurazioni. Allora, andiamo qua. E il puntale, allora, il pin, questo non è la massa. I pin centrali, i due pin centrali, uno dei due di solito è la massa. Quindi questo non è la massa e quest'altro non è la massa. Quindi vuol dire che di qua c'è la massa e uno di questi due è sicuramente la massa. Eccolo qua, l'ho trovata. Quindi io lascio il puntale negativo qui, infilato. Adesso arrivo con la corrente, sperando che non ci sia un cortocircuito. Anzi, facciamo così. Prendo i due puntali e in modalità di resistenza vado a misurare l'ingresso. Deve esserci una misura altissima dei megaohm, 13, 15, 50 megaohm. Invertite anche i puntali giusto per essere sicuri. Deve esserci una misurazione altissima, vedete? 50 megaohm, eccetera. Il che vuol dire che è fattibile. Ecco qua, 50.
è fattibile inserire la spina della corrente in maniera sicura. Può lo stesso essere che magari sia in cortocircuito e quindi poi vi fa scattare la cabina principale, magari di casa vostra, eccetera, dove c'è il fusibile, insomma. Allora, inseriamo. Ok. Il computer è ancora acceso e sto ancora registrando, quindi va bene. Il che vuol dire che può essere che funzioni. Quindi andiamo a misurarlo. Come abbiamo detto prima, qua c'è la massa. E adesso qui andiamo a misurare i 5 volt. I 5 volt, no, non in voltaggio però. I 5 volt sono ai lati estremi, cioè ci sono 4 pin. Il pin di sinistra e di destra sono quelli dei 5 volt, quelli centrali, uno è la massa e l'altro è quello di abilitazione che deve dare la console per accendere l'alimentatore sulla fase dei 12 volt. Perché i 12 volt non vengono fuori finché la console non gli dice di accendersi. Quindi c'è questo pin come sensore per abilitare i 12 volt. Quindi 12 volt adesso non li vedrò mai. Attaccati così non li vedrò mai. Io c'ho 0. Però se io gli dico all'alimentatore accenditi, dovrebbe accendersi. Il punto è che qui abbiamo 0, non abbiamo 5 volt. E dall'altro lato abbiamo 0, non abbiamo 5 volt. E in sostanza, l'alimentatore è morto. L'alimentatore è morto. Quindi non possiamo fare nulla con questo alimentatore. Andrà riparato. Quindi finisce nella pila degli alimentatori da riparare. E questo qua, anche qua, verrà fatto un video a parte per questo alimentatore. Quindi un altro alimentatore simile non ce l'ho, però ho questo qui sotto mano, che è diverso perché questo ha il portantenna. Come avete visto, nell'altro non c'è il portantenna, quindi questa è una versione diversa che non ci sta dentro la console. In ogni caso, non potete montare questo alimentatore su una console diversa e comunque non sono intercambiabili. Però questo, se non sbaglio, dovrebbe essere quello compatibile. Almeno per fare il test. Ok. E sì. I due connettori sono nella stessa posizione, ma hanno anche il loro verso uguale. Adesso ve lo faccio vedere sotto al microscopio, perché con la telecamera da sopra io la devo cambiare, sennò non riuscite mai a vedere nulla. Quindi accendiamo il nostro santo beneamato microscopio, switchiamo l'immagine ed eccoci qua. Allora, troppa luce. Ho regolato la luce in modo. Allora, vedete questa precisa posizione? C'ha delle fessure superiori e laterali, ok? Che indicano una precisa posizione appunto dove il cavetto e il verso del cavetto deve essere infilato, ok? Vedete, c'ha le corsie laterali. Se riesco a mettere a fuoco. C'ha le corsie laterali e quelle superiori. Si può vedere? C'ha quei dentini superiori dove appunto si deve infilare sul connettore. Questo connettore qui è identico a questo connettore qui. C'è un modello invece in cui il connettore è rovesciato completamente di 180 gradi, quindi qui avrete le fessure sottostanti. Questo è un modello che non dovrete mai scambiare perché è un modello unico e anche perché
i piedini, questi qua interni, sono completamente rovesciati. Anche qui ci sono i 5 volt in un altro senso, che è anche il pin, sensore appunto per l'accensione dell'alimentatore, è invertito. Quindi poi vi troverete con il cavo che non può essere inserito. In ogni caso hanno anche fatto il cavo diverso, in modo che non si possa inserire da un modello ad un altro. Quindi difficile anche sbagliare, però uno va a provare, magari ci riesce, però la console non funziona perché non è l'alimentatore corretto con il cavetto giusto. Allora, questo è un alimentatore testato e funzionante. E adesso allora noi andiamo a... Sì, eccolo qua, il verso giusto. Potevo mettere anche questo qui, però non ha molto senso. Perché vedete la curva del cavetto segue di là, quindi ecco qua, l'alimentatore è di qua, io seguo la curva del cavetto, mi dice lui come deve essere inserito, come vuole essere inserito. Quindi io come prima cosa vado ad inserire questo cavetto qua, qua c'è la fessura apposita, ci passo il cavetto sotto, sperando che non prenda fuoco questo cavetto qua, perché come avete visto è... Ci hanno messo l'adesivo da elettricista, quindi magari è spellato. E se trovate una cosa così, controllatela voi, non fidatevi. Io, vabbè, sono pazzo, voglio fare le cose così di fretta, non ho intenzione di stare qui a controllare ogni singola cosa, anche perché sennò il video diventa chilometrico, prolisso. Siamo già a mezz'ora. Spero che comunque sia di vostro gradimento e intrattenimento. E ok, quindi andiamo a inserire il nostro alimentatore e andiamo a vedere cosa succede. Allora, vorrei provare a fare un video se è stato bruciacchiato, c'è qualcosa che non va lì. Vabbè, speriamo non causi problemi. Ok, come vedete non va dentro perfettamente perché c'è questo qua che non è il suo alimentatore. Come ho specificato prima, è un'altra versione, di conseguenza l'alloggiamento è diverso. Ok, allora qui adesso andiamo a prendere il fermo per il processore dalla nostra bustina misteriosa. Ah, è rotto. Vabbè, non crea problemi però. Di qua c'è, sì. Almeno qua riesco a incastrarlo. Speriamo non vada a toccare nulla mentre è in posizione. Le viti, cacciavite, andiamo a catturarle con la forza del magnetismo di un... Ok, non è installata bene la scheda. Non ci arrivava la vite. No, questa è dell'hard disk, è troppo corta. Ecco perché non ci arriva. Ok, questa è più lunga. No, questa è più lunga. Sono sicuro che è quella ecco qua, sì. E l'altra, eccola qui, vieni qua. Ok, cosa ne pensate? Si accenderà? Non si accenderà? Era solo un problema di alimentazione e chi l'ha smontata pensava fosse un problema impossibile? Lo scopriremo fra qualche secondo. Corrente! Bada bim bada boom, no. Però avete sentito probabilmente un bello schiocco, il che vuol dire che la corrente è entrata nell'alimentatore. Sperando che non abbia
danneggiato qualcosa. Adesso andiamo a misurare voltaggio, massa. Questo è il connettore 5 volt. Abbiamo 5 volt? Sì, 4,9. Ok, quindi il voltaggio in ingresso funziona. Se il voltaggio in ingresso funziona, vuol dire che l'alimentatore ha detto ok, è tutto a posto, diamo corrente. Ora è la console che deve dire sì, è tutto a posto, diamo corrente. 3, 2, 1. Mi si è illuminato per mezzo secondo il LED, boh, non lo so, così perché magari ho toccato in giro. Boh, non lo so, vabbè. 3, 2, 1. No. Morta. Mannaggia. Speravo io fosse solo un problema di alimentatore, sarebbe stato troppo facile. E invece a quanto pare c'è anche un problema sulla scheda. Allora, togliamo l'alimentazione. Che cosa può essere? Di solito quando una console non si accende completamente c'è qualcosa in cortocircuito. Quindi adesso togliamo la scheda, togliamo l'alimentatore un attimo e andiamo a verificare. C'è qualcosa in cortocircuito, quindi la console riconosce che c'è qualcosa in cortocircuito e dice no, io non mi accendo perché sennò esplodo. Ok, che cosa c'è in cortocircuito allora a questo punto? Andiamo a scoprirlo, eh? Allora, tiriamo fuori il connettore. Ok. Espulsione dell'alimentatore. Sembra fatta apposta. Secondo me sì, però boh. Ok, stacchiamo l'alimentatore da qua. Lo posizioniamo di lato. Qui si muove tutto, quindi perché non è fissato da niente. E adesso tiriamo fuori la scheda. Allora, cosa pensate? Che siano loro il problema? Che mancano e magari dice no, mi mancano cose, non voglio accendermi senza? È un po' dubitante questa cosa. Quindi cosa facciamo? Cosa facciamo? Cosa facciamo? Andiamo a misurare per un cortocircuito. Quindi andiamo in modalità di continuità, quella che in questo caso ho tolto il beep, ma quella che suona se c'è un circuito completo, okay? Quindi collegamento fra negativo e positivo. Andiamo a misurare un po' in giro. Allora, le zone più critiche possono essere i 12 volt. Però come vedete abbiamo linea aperta, quindi qui non è 12, quindi non c'è un cortocircuito. La linea dove c'è il chip per l'HDMI, possibile, viene comunque alimentato anche questo, quindi magari questo qua è in corto, manda le cose in corto e quindi. Oppure la zona qua del South Bridge o del Wi-Fi, che è questa zona qua. Allora, giriamo la scheda e andiamo sotto al microscopio, così si riesce a vedere esattamente quello che andrò a fare. Mettiamo a fuoco. Ok, il primo componente che voglio andare a verificare è questo qui. Questo qui è responsabile della creazione di alcune linee di voltaggio. Il chip è 7739G, mi pare, 8224F1. Quindi, per vostra conoscenza, magari se qualcuno cerca il corrispondente codice per andare a cercare un pezzo nuovo, avete il codice. Quindi puntale nero a massa e vado a misurare. Allora, questi qua a sinistra e a destra sono i condensatori che arriva dentro la
Però il multimetro io lo voglio far vedere anche qua. Però com'è che lo faccio? Lo voglio sopra l'immagine. Perché è dietro all'attuale immagine, mi sembra di capire. No. Scusate. Vabbè, lo sistemerò per i prossimi video. Alcune volte mi è utile e voglio farlo vedere. Comunque, puntale nero a massa. Ok. Come stavo dicendo, questo qui di sinistra e questo di destra sono gli ingressi della 5 volt. Quindi da qui arriva la 5 volt. Ok? E anche da qui arriva un altro ingresso della 5 volt. Quindi qua abbiamo una resistenza di 1 kilo ohm, il che va benissimo. Ok? Chiaramente anche di qua tecnicamente dovrebbe avere la stessa resistenza perché è sulla stessa linea, infatti 1 kilo ohm. Quindi abbiamo 5 volt, sappiamo che sono buoni, arrivano dentro, eccetera, infatti non hanno nessun problema. Poi cosa abbiamo qua? Abbiamo due induttori, ok? E che creano, se non sbaglio, la 1,8 volt e la 3,3 volt. Quindi andiamo a misurare qui. Scusate. E abbiamo 1 kilo, il che va benissimo. E di qua. Qui abbiamo 0, come sentite anche dal suono. Quindi abbiamo la 3,3 volt che è in completo cortocircuito. Cosa facciamo a questo punto? Fortuna che l'abbiamo trovato anche subito. Senza dover andare a sperare chissà che cosa, magari a inventarci che non riusciamo a trovare il cortocircuito o altro, e terminare così il video inconcludente. Cosa facciamo? Cosa facciamo? Facciamo che togliamo l'induttore. Possiamo. Eh sì, aria calda, ferma, prima voglio metterti l'ugello. Allora, l'induttore che cosa fa? L'induttore chiaramente è come se fosse un fusibile, passa la corrente da un punto all'altro, ok? E quindi se io tolgo adesso questo induttore, mi separa questa zona qua da quest'altra zona qua, almeno per indicarmi se il cortocircuito è su questa zona qua o su questa zona qua e quindi arriva direttamente dal chip. Ok? Quindi adesso vado a 450 gradi, 50% di aria. Andiamo a togliere questo chip qua. Sembra anche lavorato. Sì. Magari hanno già provato a cambiarlo? Non lo so. C'è flussante. A meno che non sia quello di fabbrica, ma non. No, secondo me no. È troppo. Ok. No, perché ho tolto il chip? No. Rimettiamo il chip. Scusate ragazzi, ho affrettato troppo le cose. Ok, togliamo l'induttore e seguiamo le cose per un verso, ok? Andiamo ad analizzare le cose nel verso giusto. Quindi adesso la scheda è calda, però può darmi. Allora, vediamo di qua. Non suona più. Qua non suona. Quindi non è qua il cortocircuito. Eccolo qua. Qua è il cortocircuito. Quindi sì, arriva direttamente dal chip. E avevo fatto bene allora a toglierlo. Vabbè, ma almeno avete visto. Qui c'è il cortocircuito. Ok? Eccolo qua. Eccolo lui, è il responsabile. Almeno, credo. Potrebbe anche essere qualsiasi altra cosa, eh. Non è detto, la corrente esce da questo chip qua e se ne va fuori. Quindi, per logica, se io trovo il cortocircuito che arriva dentro direttamente al chip, mi fa pensare che sia proprio il chip. Magari hanno messo un pezzo difettoso, non lo so. Comunque, andiamo a togliere questo chip e andiamo a vedere se il nostro cortocircuito è sparito. Quindi adesso lo togliamo definitivamente.
Ok, tolto il chip. Multimetro. Allora, aspettate, vi faccio vedere. Qua c'è la massa. Questo è un punto di massa, ok? Quindi vi faccio direttamente vedere anche da qua. Da qui a qui non suona più. Quindi effettivamente era il chip. Andiamo di nuovo a ricontrollare lo stesso qui. No, non suona. Molto bene. Perché faccio questo? Perché qui c'è un altro punto. Aspettate. Qui il chip ha diversi punti di ingresso per la 3,3. E se non ricordo male, questo è un punto di questo condensatore qui è un punto di ingresso per la 3,3. Quindi lui alimenta la 3,3 per il resto della scheda, però poi torna, mi pare che torni indietro anche, quindi per alimentare se stesso per altre funzionalità, quindi boh. E cos'altro? Mi sembra che ci sia anche di qua, da questa parte qua, o qui sopra, un altro punto in cui entra la 3,3. Quindi, perché ho detto se è sparito oppure no? Perché magari avevamo il cortocircuito lo stesso anche qua, chiaramente, ok? Però a questo punto, come vedete, qua ci sono due punti di via, ok? Di conduzione verso altre zone della scheda. Magari non era il chip stesso, ma era qualcos'altro al di fuori del chip che magari era su questa linea qua o su quest'altra linea qua, o non lo so, capito? Tutto qua. Quindi adesso il problema tecnicamente dovrebbe essere stato estirpato, ok? Quindi adesso cosa facciamo? Andiamo a prendere da questa scheda qua, dalla scheda donatrice, è lo stesso chip. No, questo si chiama RT508 C0V o G0V, GOV, GOV, ma penso sia equivalente perché la scheda, come ho detto prima, SAF004 e qua scheda, dov'è che sta scritto? Eccola qua. SAF004, quindi per logica mi viene a pensare che è la stessa cosa, solo che magari hanno utilizzato un produttore diverso che gli ha stampato sopra un codice diverso. Ok, andiamo quindi a prendere il chip, ci orientiamo direttamente già alla scheda. Quindi io ce l'ho qua sopra la scheda già pronta. Io lo prendo e lo andrò a depositare qui. Voi vedrete solo che lo vado a depositare. Più o meno. Scusate, metto una subito a fuoco, datemi un secondo, gli metto un po' di flussante. Ok, rimettiamo a fuoco, ok. Ok. Dovrebbe andare bene, sì. Rimettiamo l'induttore. Ok. Una cosa che non è da fare come ho fatto io è andare a misurare. E ragazzi, andatevi a misurare direttamente da qua, cioè dalla scheda donatrice, se avete possibilità. Adesso qua non l'ho fatto, è stato un errore mio, è stato anche stupido, perché magari questo circuito qua ha la stessa identica problematica, nonostante, vabbè, la scheda sia stata cotta al forno, magari ha lo stesso identico problema. E qui magari c'era il cortocircuito, qui non c'è un cortocircuito, quindi magari vediamo un po' qui com'è la situazione qui. Siamo ancora in cortocircuito? No.
No, molto bene. Molto bene. Andiamo in resistenza. Abbiamo 2,3 kg, 2,4 kg, 2,5 kg. Sta salendo perché abbiamo appena applicato calore. Il calore riduce la resistenza dei componenti sulle schede. Quindi se andate a misurare appena avete riscaldato una scheda, è probabile che vi dia lo stesso false letture, perché appunto la scheda è calda e per il discorso della legge di Ohm, quando si applica calore la resistenza si riduce. Per una delle leggi di Ohm, che non so neanche quale, perché io non ho mai studiato elettronica, sono completamente un autodidatta, però qualche nozione di base la conosco. Allora, torniamo su al banco. Ecco qua. 55 minuti di video, wow. Questa scheda non ci serve più. Ah sì, vi faccio vedere, visto che adesso qua il multimetro si può vedere a schermo. Ok, come vi ho fatto vedere prima, 5 volt, abbiamo 1 kilo, l'altra parte dei 5 volt, un altro kilo. Poi qui abbiamo la 1,8 se non sbaglio. 600 ohm, 700 ohm, adesso salirà perché c'è ancora la scheda molto calda. E la 3,3 abbiamo quasi 3 kilo ohm ormai. Quindi il cortocircuito è sparito, il chip potrebbe quindi essere buono e funzionare. Già che c'ero potevo anche sistemare questi qua, vabbè, lo farò dopo. Prima sono troppo curioso. Sono troppo curioso di vedere se funziona. Adesso che le cose... Almeno una cosa è cambiata, che è questo. Sono curioso, sono curioso, sono curioso di andare a scoprire se finalmente si accende oppure no. Poi comunque c'è da sistemare anche l'alimentatore volendo, quindi ce n'è di roba da fare, visto che abbiamo scoperto che non funziona. Allora, così... pulisco dopo, perché tanto comunque ci devo lavorare ancora sulla scheda. Pulisco dopo dal flussante. Cavetto, 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 un sacco di cavetti. Alimentazione. No, il coso non mi serve, il lettore non... può anche non andare. Per il momento voglio vedere la scheda se funziona oppure no. La ventola. Se funziona. Oh, ragazzi, abbiamo fatto bingo, eh. Ok, cioè almeno io sono stracontento se funziona. Perché vuol dire che è un'altra console salvata dalla discarica. Mi piange il cuore ogni qualvolta vado nelle discariche. Magari trovo una console lì. Mi piange veramente il cuore vederle lì. Ok, questo è fatto. Le vorrei vedere riparate tutte proprio. Perché le console per me fanno. Ho sempre apprezzato io le console, i giochi. Ho capito, giocare in compagnia, ma anche da soli. Fare tutti quei giochi, avventure. Sono cose che fanno sognare, no? Sono belle, ti danno dei bei momenti. E vederle oggettivizzare così come non funziona più. Vabbè, buttiamo via e ne compriamo un'altra. Per me non ha molto senso. Cioè, io mi attacco alle cose. Forse anche un po' troppo. Però sono fatto così. A me piacciono le console, piace giocare, avere momenti divertenti, spensierati, da tutta questa vita moderna, caotica. Là, in castigo, nell'angolino. Così rifletti sul tuo malandato comportamento. Tu non dovevi bruciarti, capito? Maleducato. Allora. Ok.
Quindi adesso l'hard disk, un hard disk da 120, che cosa fa? Niente. Non li legge gli hard disk da 120, perché le PS4 richiedono minimo 105, no, 160 o 240 gigabyte minimo, mi pare di ricordare. Quindi ne ho uno qua di delle console che ho smontato prima, magari questo, anche se non funzionava, vabbè. Questo è da 500 giga e mi sta bene. Il carrellino non è il suo, chiaramente, ma ce lo infilo lì così perché tanto va bene lo stesso. Allora, togliamo il pulsante perché ogni volta è uno strazio andare a premere da sotto, che non trovo mai il pulsante. Quindi come prima, andiamo, giriamo così vi faccio vedere anche le lucine. Ok, andiamo a prendere la corrente. Ok, andiamo a prendere il cavo HDMI. Ce lo mettiamo su. Prima abbiamo visto che l'HDMI ha dei valori di misurazione buoni, quindi magari funziona. Ci andiamo a mettere su il nostro disco, come vedete, bisogna un po'. Non è il suo carrellino, va bene lo stesso. E andiamo a verificare. Allora, siccome io non posso farvi vedere direttamente perché ancora non ho una capture card e me la devo comprare, prima o tardi arriverà, più prima che tardi, ho già in mente se mi va bene o questo mese o il prossimo mese magari di acquistarla. E vi faccio il video con il telefono. Faccio un video velocissimo, beh, velocissimo insomma, nel senso un video col telefono, così vi faccio vedere, poi lo metto in sovrapposizione in fase di editing. Ho comprato il piedistallino per il telefono, negozio di cinesi, cosa ci avrò da 8 euro, roba simile, è carino, cioè, almeno fa la funzione che mi serve, tenere il telefono. Ed è un tripod. Eccolo qua. Così io metto qui. Metto qui sulla scrivania, qui, in parte. E riprenderò lo schermo. C'è anche la molla. Così. Ecco qua. Molto bene. Ok, ragazzi. Io qui sono pronto. Allora, video. Dammi però la distanza, ecco. Video più distante, grazie. Ok? Cominciamo il video. Dai, dimmi che va, perché sennò cosa ho fatto tutta questa cosa a fare? Ti prego. Ti prego, vai, ti prego, vai, ti prego, vai, ti prego, vai, ti prego, vai. Ragazzi, va. Si accende. Si accende. Si è accesa! No, morirmi così però. Riproviamo? Magari ha fatto qualche cosa di strano? Almeno si accende. Di questo perlomeno sono contento, dai. Prima non si accendeva. Però rimane. Rimane con LED blu? Quindi ha qualche altro problema? Magari c'è il processore come le altre che si è parzialmente distaccato. Beh, avete visto la condizione, era buttata dentro là come un sacco di patate.
Cosa ne pensate? Adesso rimane accesa. Adesso rimane accesa per più tempo, però non mostra nulla. A questo punto il video qua con il telefono non serve. Quindi ha ancora bisogno di lavoro, insomma. L'HDMI non c'entra niente. Proviamo a premere sul allora, togliamo l'hard disk. Magari questo non gli piace. Ci sono casi in cui gli hard disk possono causare LED blu. Ok, inserito tutto bene. Riproviamo. Ecco, hard disk. Hard disk. Oh signori, oh sì signori. Oh sì, allora aspettate un attimo. Aspettate un attimo, non gli piaceva l'hard disk. Boh, non so che cazzo aveva. Ops. Boh, non so che cosa aveva l'hard disk. Che non mi vengo. No, che non mi vengono a censurare da YouTube. Per carità. Mi sono appena addentrato nel mondo del content creator di YouTube. Non vorrei venire cancellato, per carità. Allora. Datemi un secondo, adesso riprendo. Il video. Sì, abbiamo un'immagine, ragazzi. Aspettate, aspettate, aspettate. Dai. Sì, però parti. Grazie. Ok. Salutate gattino, gatto porta fortuna. Eccola qua, la console si è accesa. Sì, ragazzi. Sì, sono contento, sono stracontento. Sono soddisfattissimo. Però io voglio provare un hard disk. Io voglio provare un hard disk. Perché adesso così non mi dice che firmerà. Mi dice solo che è impossibile accedere alla memoria perché chiaramente non c'è. Chiaramente non c'è l'hard disk. Quindi io spengo un attimo e lo voglio riprovare. Non c'è niente che mi fermi dal volerlo riprovare. Magari era messo male, può essere. Vediamo. O magari è difettoso, cioè, non lo so, arriva da una di quelle console che vi ho fatto vedere prima. Rivediamo. Dai, ti prego, però. Sì? Sì? Ci siamo di nuovo? È buono o non è buono? Luce bianca. Luce bianca, ragazzi. Immagine? Immagine? 3, 2, 1? E dai. Me l'hai fatta vedere prima l'immagine. Cos'hai? Ah, eccola! Eccolo! 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 Ci ha messo un bel po' di tempo. Ci ha messo un bel po' di tempo. Ok, ragazzi. Allora, aspettate un attimo, collego il controller. Ok, ci siamo. Ok, questa porta USB funziona. Almeno si accende. Aspettate, magari faccio così. Si accende il LED arancione. Quell'altra, ma secondo me no. Perché aveva danneggiato. No, infatti. Non funziona. Magari è colpa di quel condensatore che manca. Quindi vabbè, basta che ci sia una porta che funziona. Ok. Premo installazione versione 7.02, ragazzi.
7.02 è una di quelle versioni del firmware che sono modificabili. Quindi colpaccio, colpaccio, ragazzi, colpaccio. Non gli installo il firmware, lo lascio lì così. Per me va benissimo, la console si accende ed è stato meraviglioso. Quindi, dammi l'immagine. Ok, grazie. Ora sono tornato su OBS così vedo che cosa combino. Bene. Cosa devo dire? Sono stato fortunato? No. Tutta bravura questa, ragazzi. Tutta bravura. Bravura nel diagnosticare. No, dai, esperienza. Esperienza. Ormai ne sto vedendo talmente tante di console e le sto comprando appositamente anche per fare sempre più esperienza. Apposta. Perché in questo modo imparo sempre più cose nuove. E quindi, ben venga. Uno, ho acquisito esperienza. Spero anche voi. Due, mi sono divertito da morire. E tre, sono finito con una console che funziona. E quattro, con un firmware anche, diciamo, modificabile. E queste console sono piuttosto ricercate. Se il lettore funziona, il resto delle componenti vedo che magari è a posto. Chiaramente gli serve una bella pulita dalla polvere, dall'odore di fumo, perché sento odore di fumo, e devo finire di sistemare anche tutte le altre cose qua, dall'altro lato della scheda che mi sembri più o meno qui, in questa zona qua, o erano di qua, no, di qua mi sembra. Sì, perché tutti dallo stesso lato. E poi la console la rimonto e funziona, insomma, la testo chiaramente, se funziona ancora, ben venga. Oh, ci si fa un bel profitto. Adesso questa qua la venderò. A me non interessa tenere queste console, insomma. Mi diverto solo ad aggiustarle. Io ho la mia console, chiaramente, mi basta quella, non mi serve avere 500 console dello stesso tipologia. E basta. Quindi mi dispiace che questo video sia andato molto per le lunghe, ma ho voluto fare un video integrale di quello che succede in una mia classica riparazione. Quindi senza editing. Adesso questo lo caricherò su direttamente. Al massimo taglio qualche parte che è capitolo morto, nel senso senza suoni, senza audio, insomma, sono magari dovuto andare in bagno, chiaramente, o robe simili, però ecco, dall'inizio alla fine, senza accelerare, senza fare cose strane, insomma, con l'editing, volevo darvi una cosa integrale, no? Un full video di quello che faccio. Tipicamente nelle mie giornate di riparazione, che poi sono tutte le giornate di riparazione. Io riparo 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno. Ecco, quindi ragazzi, cosa vi devo dire? Mettete un like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi, commentate, mi raccomando. Più commentate, più sono contento. Più mettete like, più sono contento. Più vi iscrivete, più sono contento. Come sempre, se avete bisogno di consigli, riparazioni o altro, potete trovare i link utili sotto in descrizione per potermi contattare, per poter acquistare materiali, per esempio da me, che vendo, o anche queste console qua, per esempio, che magari sono ricercate. E niente, noi ci vediamo in un prossimo di quei video a cui vi ho mostrato in anteprima tutte quelle console, insomma. Ci sono diversi casi che dovrò chiaramente un po' documentarmi prima, però mi piace andare un po' alla scoperta, no? Quindi farò giusto qualche ricerchina per vedere se anche altre persone hanno avuto questo problema. E poi proviamo a sistemare anche quelle, che dite? Bene, il video termina qui e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao, ciao ragazzi!